Forestali nuovamente sul piede di guerra per reclamare i loro diritti. I lavoratori del servizio antincendio boschivo 504 in provincia di Caltanissetta infatti attendono ancora due mensilità arretrate oltre al rimborso per i chilometraggi. Una situazione che puntualmente si ripete e che gli stessi sembrano ormai non più tollerare. A ciò si aggiunge anche la sospensione del servizio boschivo il 5 e il 6 ottobre con la ripresa venerdì 7 con una sola turnazione dalle ore 12 alle ore 18:30 e il mancato impiego quest'anno dei forestali nei servizi di protezione civile per i comuni. Una situazione che vede il contrario il sindacato dell'UGL, pronto ad avviare tutte le azioni di lotta volte a tutelare i diritti dei lavoratori. I forestali sono sempre privi dei suoi diritti in quanto non vengono erogati gli stipendi mensilmente e in cui noi mettiamo 15 euro, 16 euro di chilometraggio e non viene mai pagato, anche se c'è l'accordo con la regione che devono pagare i chilometraggi mensilmente e noi ancora aspettiamo il chilometraggio del 2015. Quindi chiediamo a questi signori di rispettare le leggi e andare avanti così. Siamo stati contattati e informati in quanto le altre delegazioni sindacali avevano contattato e confermato la sospensione del servizio e l'UGL era tutto al contrario, non voleva né sospensioni e continuare il servizio fino al 15 per come di legge. E un'altra cosa è i stipendi. Gli stipendi ancora non sono stati erogati di giugno e luglio a Caltanissetta e questo non si può condividere in quanto i tecnici della forestale fanno sempre degli errori su di noi e questa è una cosa che non può andare perché qua lavoriamo per portare il salario a casa e stare bene tutta la famiglia. Una riforma e una riorganizzazione del corpo forestale, la richiesta dell'UGL. Stiamo a creare un problema che non esiste, quindi quest'anno abbiamo creato il problema delle giornate lavorative che mancavano 10 giorni per quanto riguarda il problema dei finanziamenti regionali, che poi puntualmente come ogni anno viene risolto. Questo serve a spostare il vero problema per quanto riguarda la riorganizzazione del comparto forestale, quindi fare un'ottima riforma per dare dignità e stabilità a questi lavoratori tutto l'anno, e invece creiamo dei problemi che non esistono per ogni anno non fare niente. E ci ritroviamo ogni anno a combattere su delle problematiche che non esistono.